c'è tipo un genere, un aspetto. Citavi prima, per esempio, ti piacciono molto le storie, vedere le storie di Faccini, perché sono perfette commedie. A te cosa piace in particolare? I gialli, le storie più surreali? A me Se piacciono. c'è, Sì, magari ti no, piace tutto. no, esatto, io nasco come sceneggiatore, quindi mi piace fare un sacco di cose, Cose mi diverse. piacciono le commedie surreali, i gialli, la fantascienza, l'horror, ecco. Naturalmente cosa succede? Che io non sono in grado di fare tutte queste cose, come dice, cioè sono in grado di scriverle perché mi piacciono, me le studio, quindi ne studio i meccanismi, riesco a scrivere questo tipo di storie. Poi bisogna ovviamente trovare l'interprete adatto per queste storie. Per fare un esempio, Darkenblood, che è quella saga con i robottoni, come dicono, no? È una storia molto moderna che però io non sarei stato in grado di disegnare. Tanti mi hanno detto, perché non l'hai disegnata tu? Perché io non sarei in grado, per esempio, l'ha disegnata Pastrovico, ho detto Pastrovico, che è un appassionato sia di Topolino, di Goldrake. Goldfredson, eccetera, ma anche di Goldrake e di tutta l'animazione Marvel e giapponese. Per cui è riuscito a fare tutta, è riuscito a creare questo Inglobare. mix, diciamo, che io non sarei mai stato in grado di fare, perché se a me avessero fatto disegnare i robottoni, io li facevo con i mutandoni rossi e le gambe gialle. Naturalmente avresti disegnato, però senza la passione, la competenza, tra virgolette, ma proprio il divertimento, che è alla base della spinta autoriale, come dicevamo prima, dove l'autore deve essere sciolto, deve fare quello che sa fare proprio. Infatti, quando trovi un partner disegnatore o sceneggiatore anche, che condivide certe tue cose che tu non sai fare, ad esempio a me piace tantissimo la vena surreale che ha Faccini perché riesce, dice, a buttare in calderone un sacco di idee che dopo però comunque hanno la necessità di essere riordinate, di essere strutturate in una trama che funzioni. Probabilmente, come dicevi prima, anche il fatto che le storie di Paperino, i tuoi primissimi soggetti di Paperino poi furono scartati, forse nasceva anche dal fatto che tu non li sentivi come quelli di Topolino, è un'ipotesi, Ma può guarda, in realtà anche no, essere. non mi è andata così perché, no, Ah, perché tra l'altro io da piccolo io ho iniziato a sceneggiare già a 7 anni, se ragazzino. adesso non pensate che me ne bulli. Comunque, cosa facevo? Io Beh, disegnavo c'era chi disegnava e c'era chi queste. scriveva. Sì, no, mi inventavo queste storie di Paperi, ma perché di Paperi? Perché Topolino non lo sapevo disegnare, quindi mi piaceva tantissimo Paperino, inventavo le storie di Paperino, poi le facevo leggere i miei amici, compagni di scuola, eccetera, eccetera, quindi mi piaceva Paperino. È stata Un caso. una combinazione, poi appunto capisci che ti lasciano fare certe cose, che tra l'altro essendo un amante del giallo, della fantascienza, cioè, mentre su Topolino acquista un certo valore, perché Topolino ha questa aura un po' di serio, diciamo, no? Sui Paperi, se poi è una bella storia di fantascienza, devi sempre mandare un po' in vacca, diciamo, cioè con Paperino, Paperoga che fanno le battute, eccetera, mentre con Topolino puoi mantenerti sui livelli più Paperino quest'anno fa 80 anni, no? Dal suo esordio e seri. la definizione di Casinaro, che era lui. Esatto, Casinaro, poi c'è Paperoga, Paperoga diciamo. poi lo sorpassa da sinistra, Esatto, diciamo. Come dice Claudio Bisio, no? In un suo monologo, dai, si capisce, ma però si trova. Ah sì, parla Hai i capelli, perché carina, hai i capelli è un po' strano. No, e poi voglio dire, ci sono tantissimi autori validi sui Paperi, quindi non c'è. A me piace un po' stare dalla parte di chi soffre, diciamo. Cioè, Topolino in quel momento, ti parlo del 2003, quando sono arrivato io, era una desolazione. Cioè, io mi ricordavo perché cosa è successo. Naturalmente tu leggi Topolino fino a una certa età, poi lo molli, e ci sono rientrato che avevo ormai 30 anni, quindi ho cominciato a comprarmi proprio il Topolino settimanale, così per una rinnovata, Documentazione. no, sempre documentazione, perché appunto volevo, mi è venuto questa cosa di scrivere Topolino dopo anni passati a scrivere Cattivicchio e Lupo Alberto. Però appunto volevo leggere le storie di Topolino, vedere cosa sta facendo Topolino oggi, E non e arrivava. numero dopo numero non ne trovavo, pure trovavo storie blande, ecco, con misteri scontati, no? È possibile che questo personaggio così bello, così pieno di potenzialità, perché se pensi, cioè, secondo me è che è andato avanti 2 anni, cioè è andato avanti dal 2003
33, 73, è andato avanti 40 anni scrivendo Storia di Topolino, scappa idem, quindi ce n'è volendo di materiale da... La riscossa di Topolino, siamo partiti da... Bene, dai, direi se non ci sono altre domande, ringraziamo Caspi, ringraziamo Paolo, ringraziamo tutti voi naturalmente, gli utenti del forum, perché credo che Paolo sia un po' anche rappresentanza, no? Di tutti gli scambi e le discussioni. E credo che ci siano anche qualche volume, giusto? Sì, se qualcuno è interessato, perché questi volumi vengono stampati on demand. Quindi c'è una distribuzione limitata, o comunque del sito, oggi chiaramente la diffusione. Va bene, grazie a tutti, allora ci vediamo a Comics. Come ha detto Caspi, meglio deve ancora venire, direi che è la frase migliore per chiudere. Grazie.